Hai visto, Euriolo? Adesso non vanno via neppure di notte. Bisogna avvertire Nea, in qualunque modo. Se hai coraggio di tentare, vieni con me. Io cercherò di uscire questa notte. Niso, per quale motivo mi domandi se ho coraggio? Allora non dirlo a tua madre. No, stai tranquillo. Non lo so, figliolo. Non so se posso consentire. Ascanio, vogliono uscire per cercare tuo padre. Diglielo tu, è un rischio. Sì, è vero che è un rischio. Eppure è necessario affrontarlo. E poi siamo in due. La notte ci aiuterà. E questi boschi li conosciamo molto bene. Ma pensate di riuscire a trovarlo? Sì. Per uscire dal campo questo è il momento migliore. Ma per entrare nel bosco aspettate l'alba, quando nei bivacchi il sonno è più profondo. Vi ringrazio, amici. Quanto vorrei essere io al vostro posto, ma ho promesso di non lasciare il campo. Ti prego, Ascanio, avvertila tu, mia madre. Io non ho il coraggio. E così vanno per l'ombra notturna i due amici. Portano messaggi per Enea, ma il vento li disperderà, affidandoli vani alle nubi, perché i fuochi che brillano nel buio custodiscono latini immersi nel sonno e accendono nei due ragazzi, insieme ad un ricordo terribile della loro infanzia, una insana voglia di uccidere. Che disse: abbiamo ucciso abbastanza. Si era accorto che troppo grande era stata la strage e la sete di sangue. Dividetevi, altrimenti non raggiungerete mai Enea. Euriolo, Euriolo, la paura ti inganna. Tu perdi la via. Niso, sei già sfuggito ai nemici. Salvati almeno tu. Lasciate quel ragazzo! Io! Sono stato io ad uccidere! Euriolo è innocente! Lasciatelo! Euriolo! Quel campo vicino al bosco di Sugheri. Ci si può seminare il grano. La casa, però, vorrei tu la costruissi in alto. Le armi, le armi! Prendete le armi! Aspetta, le armi! Presto! Ognuno corra al suo posto!
al riparo le donne. Euriah, è tornato mio figlio. Euriah! No, non avvicinarti. Le donne stiano indietro. Non tirate. Aspettate l'ordine, non tirate. Avevo lavorato giorno e notte per farti una veste. Non servirà neanche a coprire il tuo corpo, né ti chiuderò gli occhi. Non temere, Ascanio, disse allora il destino. Tuo padre è ormai nei pressi del campo troiano.